A Lancellotta arriva il notarisco dopo la brutta prova di Recanati, dove l'Isernia recupera il risultato con il solito clamoroso finale. Cambia pelle con l'inserimento di Incosi e Perrone nel terzetto centrale di difesa e con Varela che torna in panchina per essere a disposizione nel corso della gara. C'è anche l'ultimo arrivato, ex Termoli, Renella. Inizia meglio il notaresco che, pur presentandosi con una sola punta, crea qualche problema all'Isernia con l'inserimento dei due centrocampisti a supporto. La prima occasione è proprio degli abruzzesi, al nono, cross dalla destra e colpo di testa di Forcini che non impensierisce più di tanto Draghi. Il lento inizio gara dei Pentri ricalca quello delle ultime apparizioni, qualche disattenzione di troppo in appoggio e tanti lanci lunghi dalle retrovie, quasi sempre preda della difesa ospite. Al ventesimo, prima vera occasione del match, è Persano a vincere un duello con Gimenez e a presentarsi davanti a Draghi, con la sua conclusione centrale respinta dal portiere Isernino. Stesso copione due minuti dopo, è sempre Persano a partire questa volta alle spalle di Incosi, ma per fortuna dell'Isernia ancora una volta calcia male con la palla che sfila al lato. Sono campanelli d'allarme per un'Isernia brutta e imprecisa, incapace di costruire gioco grazie anche all'ottima pressione degli abruzzesi. Ancora notaresco al 27esimo, Forcini sfugge a Incosi, ancora una volta impreciso in marcatura ed entra in area, Gimenez salva tutto sulla linea. Al 31esimo, l'occasione più clamorosa della prima mezz'ora, ancora un lancio dalle retrovie, smarca braccia, tutto solo davanti a Draghi, ma il duello viene vinto dal portiere argentino che salva tutto. Ed è ancora Draghi, tre minuti dopo, protagonista su un calcio di punizione di Arrigoni destinato sotto la traversa. L'Isernia è totalmente assente, solo per la bravura del proprio estremo difensore e per l'imprecisione degli avversari sotto porta non si trova in svantaggio, come sul colpo di testa di poco al lato di Formiconi sugli sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo per gli abruzzesi. Il primo squillo dell'Isernia arriva solo al 38esimo ed è l'occasione più importante del primo tempo. Ercolano viene smarcato sulla sinistra da una bella apertura di Cascio, ma il suo tiro potente di sinistro colpisce in pieno il palo. Al termine dei 45 minuti uno 0-0 che premia oltremodo un'Isernia in evidente giornata no. Al rientro in campo Farrocco ripresenta una squadra ridisegnata con il 4-2-3-1, fuori Incosi, dentro Del Bianco con la difesa che torna a 4 e con Ercolano, Cascio e Antinucci dietro De Filippo. I Pentri provano a spingere ma al 49esimo ancora il notaresco a rendersi pericoloso con il solito lancio lungo per Di Cairano che viene recuperato da Perrone al momento della battuta a rete. Primi cambi al 53esimo, dentro Varela per De Filippo e Franzese per Pettorossi. L'unica emozione dei primi 20 minuti della ripresa è questo tiro sbilenco di Cascio che simboleggia la giornata negativa dei biancocelesti. Farrocco al 67esimo tenta finalmente la carta offensiva, fuori Babba e dentro Bainotto per un'Isernia a trazione anteriore nella speranza di aumentare una produzione offensiva insufficiente. E al 69esimo si iniziano a raccogliere i frutti con Cascio che riprende una ribattuta errata della difesa abruzzese e calcia dalla distanza sfiorando la traversa con la sfera che dà l'illusione del gol. Al 65esimo Ercolano va via con una progressione delle sue e serve al centro Bainotto, girata dell'argentino e salvataggio in extremis di D'Oliva. Farrocco inserisce anche Arzura per Miola, 13 dalla fine, confidando in quello che spesso è stato l'uomo della provvidenza. 85esimo, calcio di punizione da 18 metri, sulla palla Cascio, la cui conclusione viene deviata ancora una volta dall'Oliva. Il forse in finale, come accade ormai spesso, è tutto dei biancocelesti, trascinati da un Varela imprescindibile per l'attacco pentro. Tutto inutile però, perché le emozioni finiscono con i 4 minuti di recupero e con l'ennesimo miracolo di Draghi che salva tutto all'ultimo respiro con un'uscita davvero fenomeno. È un pari, il quarto nelle ultime 5 giornate, che smuove ancora una volta la classifica, ma che questa volta suona come una mezza sconfitta per la brutta prestazione degli uomini di Farrocco, che ormai non vincono dalla gara esterna con l'Izzora di oltre un mese fa.